Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio vlog, un po' non dico improvvisato, però che avevo in mente di fare per dirvi, aggiornarvi su delle cose che ci saranno nel canale. Allora, innanzitanto me la devo segnare. Allora, innanzitutto volevo scusarmi per la mia assenza praticamente totale nel mese di maggio, ma con la scuola. Un po' anche per mancanza di voglia, con poi tutto quel casino che è successo con YouTube Apocalypse e quella roba lì, non ho avuto modo e tempo di registrare video e sinceramente non avevo neanche voglia, quindi per il mese di maggio non ho fatto niente, come avete visto. Ho ripreso giusto un po' di, pochi giorni fa con il video su Detective Conan, che se non avete visto vi lascio qui nelle schede. Poi sì, oggi faccio il figo perché ho la spilla di YouTube gentilmente regalata da Gabbo. Allora, partiamo da una cosa che voglio dire subito così non mi scordo dopo e che volevo dire da un po' di tempo ad alcune persone. Mi dispiace di non aver fatto la trailer reaction del teaser del live action su Death Note di Netflix. Però in quel periodo, quando è uscito il trailer, io, cioè un trailer, un teaser, e dura 30 secondi, quindi chissà quale reaction sarebbe venuta. Comunque, in quel periodo lì stavo montando la seconda parte del calcio a fumetti. Giusto quel giorno lì l'avevo montato, ero abbastanza stanco, e quella sera lì è uscito poi il teaser. E non me la sono sentita, cioè non avevo voglia di star lì a registrare, perché ero già stato tutto il giorno a montare, a registrare una trailer reaction, non mi andava, oppure semplicemente mi volevo godere il teaser, dato che l'aspettavo, come vi avevo detto nel video che feci su Death Note, da molto tempo, e quindi non ho fatto nessuna reaction. Mi dispiace, perché alcuni si vede che se l'aspettavano, io alla fine del video di Death Note, su Death Note avevo detto che l'avrei fatta sicuramente, purtroppo mi dispiace, non sono riuscito a farla. Se uscirà un trailer prima dell'uscita del film vero e proprio su Death Note, su Netflix, perdonate la ripetizione, sicuramente, stavolta lo dico veramente, dovrei farlo, a meno che non mi trovi in posti, in luoghi sperduti, trovo il modo di farlo. Bene, dopo aver detto questa cosa qua, direi di cominciare con le cose più serie per il canale. Allora, partiamo da una che. Sì, scusate se certe volte guardo lì che mi sono segnato delle cose. Praticamente avevo fatto qualche mese fa una nuova sigla per il canale che avete visto, ha debuttato nel video a chi sono ispirati i personaggi di One Piece, hashtag 2. E ho deciso che quella sigla lì a me piace, quindi la terrò per degli altri video, ma come avete visto nel video su Detective Conan, delle 25 curiosità su Detective Conan, penso che la vecchia sigla, la storica sigla con The Castle of Glass dei Linkin Park, penso che rimarrà quella sigla lì per le 25 curiosità, quindi quando ci saranno gli episodi delle 25 curiosità, rimarrà quella sigla lì. Invece per tutti gli altri video, quando avrò voglia di mettere una sigla, se c'è bisogno della sigla, negli altri video che farò, magari recensioni, i consigli diari su un'altra rubrica che devo portare avanti, tutte queste cose qua. Ah già, per i consigli diari se c'è un'ulteriore sigla, vabbè, dettagli. Per tutte le altre cose rimarrà, cioè ci sarà la sigla, quella che avete visto, quella nuova, diciamo. Quindi avremo tre sigle. Ricapitolando, abbiamo la sigla per le 25 curiosità, che è quella di Castle of Glass di Linkin Park, che ho da 2 anni ormai, mi pare, e non so quando la cambierò, però mi piace molto, e piace molto anche a degli iscritti che mi dicono, se mi hanno detto la sigla è molto bella. Poi la seconda sigla sarà quella In My Own, si chiama, che verrà usata per quando farò recensioni e cose di questo genere, ci sarà quella sigla lì. Poi come terza sigla, che è quella per la rubrica I consigli di Aris, che sì, ci sono solo 2 video in quella rubrica lì, però è un nightcore degli Italo Brothers, vabbè. E queste qua saranno le tre sigle. So che non ha molto senso questa cosa qua, però vabbè, dettagli. So che magari a nessuno frega niente di questa
di questo aggiornamento, diciamo. Però vabbè, intanto ve lo volevo dire, così da chiarire un po' un paio di punti. Poi vi volevo dire un'altra cosa che sicuramente non tutti sapranno, perché l'avevo detto in un video improvvisato che poi è stato messo privato e poi cancellato, che ho un secondo canale dove non ci sono io che parlo, non vedete la mia brutta faccia. Ed è praticamente un secondo canale incentrato sul calcio. Carico dei video dedicati a calciatori, magari promo di partite importanti. Quando ho voglia di fare certi video dedicati a calciatori e cose del genere, mi metto lì a montare con vari spezzoni e cose prese da internet. E ci metto musiche epiche e tutto di più, insomma, per chi conosce un po' di calcio, vi invito a passarci se vi interessa, perché cioè, ho ottenuto discreti risultati in quel canale lì. Quindi, se vi può interessare, il link del canale ve lo metto nelle schede e in descrizione. Poi, rimanendo in tema calcio, poi prometto, chiudo questa parentesi e continuiamo con altre cose più importanti. Vi volevo chiedere se per caso vi dava fastidio la maglia del Milan che è onnipresente là nella mia postazione della libreria, che c'è quando registro vari video, se per caso vi poteva dar fastidio o se era indifferente. Dico questa cosa qua perché mi è capitato se tipo vado in qualche canale magari che parla di calcio, cose del genere, o anche non parla di calcio, altre cose, vedo magari delle bandiere, maglie di altre squadre, che io sono tifoso abbastanza accanito, e inizio magari li guardo con un occhio più critico solo per questa cosa qua. Magari faccio così soltanto io, però certe volte sì, è una cosa un po' malata, però vabbè, lo faccio veramente. Magari ci metto un po' ad iscrivermi, magari mi guardo molti video per dire sì, questo canale qua merita. Anche se magari tipo dico juventino e interista, allora mi iscrivo. E quindi magari uno che arriva nel mio canale, che tiene un'altra squadra e vede tutte queste cose del Milan, magari gli rompe questa cosa qua. E volevo chiedervi se volevate che la oscuravo con un'altra maglia, ci mettevo qualcos'altro, o se per voi è indifferente. Mi raccomando, scrivetemelo nei commenti, che è una cosa a cui, diciamo, ho dato più peso negli ultimi mesi perché ci ho fatto caso, e dato che mi è successo, come vi ho detto, di guardare altri canali con un occhio più critico perché tifavano un'altra squadra. E io vabbè, è una cosa malata, lo so, però vi volevo chiedere il vostro parere, quindi mi raccomando, ditemelo nei commenti. Ora passiamo all'argomento vero, chiave di questo video, diciamo, non so come chiamarlo, che praticamente vi volevo chiedere se, non so se l'avevo scritto nel titolo, vabbè, nel caso avete capito se l'avevo scritto nel titolo. Vi volevo chiedere se vi farebbe piacere che iniziassi a portare video acquisti sul mio canale. Video acquisti, ovviamente, si parla di manga e fumetti, più vabbè, tutte cose legate al mondo nerd, vabbè, avete capito. Più che altro perché ho visto che, vabbè, praticamente tutti li portano, tutti i canali che seguo li portano, ma a parte questo, io sono sempre stato uno che faceva cose che, cioè, mi piaceva fare delle cose magari che si differenziassero anche dagli altri, non è che. Ma non perché le altre cose non mi piacessero, più che altro perché mi andava di fare altre cose, quindi agli acquisti manga. Un po' perché, come vi ho detto più volte, non ero mai sicuro di riuscire ad avere una cadenza mensile fissa, perché magari in un periodo riuscivo a comprare un po' di roba, in un altro periodo non riuscivo a comprare niente, e non ci ho mai pensato, non è mai stato un pensiero fisso. Solamente che negli ultimi mesi, vedendo anche molti canali che seguo, che portano gli acquisti e dico, però, cioè, nel senso, a me sono sempre piaciuti gli acquisti di manga perché è un modo per consigliare fumetti nuovi, dare consigli e conoscerne soprattutto, perché quello lì io ho iniziato molti manga, lo ammetto, anche dagli acquisti manga di Il Gym ho conosciuto vari manga che mi sono piaciuti tantissimo. Quindi dico, magari questa cosa qua può piacere agli iscritti, gli consiglio dei manga che magari non seguono tutti, delle serie nuove, cose di questo genere. Ho detto, magari può piacere, come dato che poi è una rubrica che va molto nella community, chiamiamola così, di fumetti, manga e anime che c'è qua in Italia. E quindi niente, vi volevo chiedere se quindi vi farebbe piacere che iniziassi questa serie, che sarebbe mensile, come fanno tutti poi d'altro canto. Quindi ogni mese ci sarebbero i famosi acquisti manga. Vi lascio qua un sondaggio per
per chiedere, per vedere cosa ne pensate, ma soprattutto ragazzi scrivetemelo nei commenti. Oppure d'altro canto, magari questi generi di video come gli acquisti manga si trovano un po' ovunque, quindi potete spulciare da tantissima gente, quindi siete magari iscritti al mio canale perché, non lo so, vi piacciono le curiosità, vi piacciono le recensioni che porto, recensioni insomma, a dire la verità non è che porto tanto, cioè i miei progetti come il calcio a fumetti, quelle cose lì, e siete iscritti anche soprattutto per quello, vi volevo chiedere se magari non, cioè, se questa cosa qua magari è un cambio un po' radicale, non vi piace e di continuare a fare come avevo fatto sempre, di portare gli acquisti manga, fumetti, action figure soltanto durante le fiere, cioè quando vado a una fiera vi mostro gli acquisti, ditemi questa cosa qua. Mi raccomando, ditemelo nei commenti perché a me vanno bene entrambe le cose. Provare questa cosa qua degli acquisti manga fissi ogni mese è una cosa che mi ispira, diciamo, che mi piacerebbe provare, però anche se, non, se preferite che li porti solo durante le fiere, a me fa piacere, cioè non, a dire la verità non mi cambia totalmente. Quindi mi raccomando, ditemelo nei commenti cosa ne pensate, consigli, tutto, quello che vi pare. Poi ragazzi, un'altra cosa che dico sempre a fine video, ma dato che a fine video spesso non se la caga nessuno, quindi la ridico così da essere più chiaro, ho una pagina Facebook, ho una pagina Facebook dove, come vi ho già detto, posto anteprime dei video che farò, certe volte metto delle mie impressioni su manga, fumetti di vario genere o su film, su qualsiasi cosa che vedo, se vi interessa, se vi può interessare seguirmi anche su Facebook, vi lascio il link in descrizione. Intanto ringrazio le 30 persone che mi seguono su Facebook, sì, non sono molte, però molto spesso mi fa piacere quando mi scrivono, certe volte mi scrivete nei commenti, mi fa molto piacere, quindi vi ringrazio. E a tutti gli altri, se vi può far piacere, se, o magari, vabbè, se non avete Facebook, se ci state poco, magari non passateci, però se vi può interessare sapere un po' di video in anteprima, vedere le copertine, qualsiasi altra cosa, poi metto certe volte anche dei video lì. Niente, se vi interessa, io ve l'ho già detto in descrizione il tutto. Poi per concludere vi volevo dire che dato che estate, quindi ho tempo per progettare dei video, per registrare, montare tutto e di più, e vi volevo dire che come l'estate scorsa mi pare sia successo, dovrei riuscire a portarvi almeno 3 video al mese, dovrei riuscire, oppure sicuramente due al mese li vedrete in questo periodo estivo. Dato mi è venuto in mente proprio adesso un secondo fa mentre parlavo, vi volevo chiedere se l'orario di programmazione di quando pubblico un video è una cosa, questa cosa qua, vi volevo chiedere se voi preferite che io li pubblichi al pomeriggio o alla sera. È una cosa molto importante perché ciò mi garantisce, diciamo, più visualizzazioni, riesco a essere, diciamo, più presente con voi perché poi magari certe volte non parto alle notifiche. Mi raccomando, attivate la campanella se siete iscritti, se vi interessa quello che faccio, attivatela. Perché ho notato che magari certe volte se pubblico il video al pomeriggio, con tutti gli YouTuber che pubblicano i video alle 2, alle 3, eccetera, eccetera, magari il mio video viene tipo messo in fila, magari non arriva la notifica, dopo si incasina un po' tutto. O se, come faccio spesso, sempre, diciamo, ho fatto durante l'anno, cioè durante il periodo scolastico, cioè da settembre in avanti, di solito li pubblico sempre alla sera. Vi piacerebbe di più se pubblichi video nell'orario pomeridiano, cioè tipo alle 2 o alle 3, oppure se vi piacerebbe alla sera. O piuttosto, se vi è indifferente, posso pubblicarlo anche alle 3 di notte e lo guardate, o a differenza togliete il video e non lo guardate. Ditemi nei commenti che cosa ne pensate. Bene ragazzi, direi che questo mio vlog, chiamiamolo così, può finire qui. Mi raccomando, nei commenti scrivetemi se vorreste gli acquisti manga fissi ogni mese oppure solo durante il periodo delle fiere. Io ho finito, noi ci vediamo al prossimo video.